Amici, buongiorno, domenica mattina, sono le 8:30 circa. Mi sono svegliata da tipo 30 secondi, giusto il tempo di andare in bagno. Ieri sera siamo andati dai nostri amici a fare una pericena perché era il compleanno del nostro amico, faceva 45 anni, e quindi siamo andati a festeggiarlo. Ci siamo ritrovati un po' con gli amici, è stato carino. E solo che abbiamo fatto tipo mezzanotte, poi Ale è rimasto lì a fare pigiama party. Stamattina c'è ovviamente catechismo come tutte le domeniche e la messa, e quindi verso le 9:30 andrò a recuperarlo per portarlo a catechismo alle 10, alle 10 e 10 e un quarto, mi ricordo più comunque. E poi oggi a pranzo andiamo dai miei suoceri. Devo andare in pasticceria perché voglio prendere un vassoio di pasticcini da portare per pranzo. E oggi pomeriggio compiti, non vedo l'ora. I bambini il sabato i compiti di solito non li fanno, si prendono la giornata libera e poi la domenica pomeriggio ci ritroviamo con un po' di cose da fare, ecco. Vabbè, insomma. Siamo organizzati un po' in questo modo ultimamente. Comunque, vado a fare colazione, vado poi a darmi una sistemata. Ieri sera non mi sono neanche tolta le lenti perché sono salita su in camera, eravamo stanchissimi. Mi sono messa nel letto e ho detto no, le lenti. Poi ho pensato, ma sono già 2 settimane che le uso, quindi insomma sono quelle quindicinali. Allora ho detto vabbè, le tolgo, poi domani mattina ne metto un paio nuove, e quindi stamattina devo andare a capire dove ho la confezione delle lenti nuove per andarmene a mettere, se no andrò a comprarle poi quando esco per prendere i pasticcini, al limite se proprio le ho finite. E basta, vado a fare colazione. Non so se stamattina sono più addormentata o rimbambita. Ho messo il latte freddo dentro la tazza e poi ci ho fatto il caffè. Ho fatto una sorta di latte macchiato, non ho capito, tiepido, perché ovviamente il latte era freddo da frigo. Vabbè, stamattina non connetto. Allora, pronta per uscire, sono le 9:36, metto la giacca, vado a prendere Ale dai nostri amici e poi lo porto a catechismo. Penso che andrò a prendere una tortina invece dei pasticcini, perché sono più scenografiche, sono più buone e sono un po' diverse dal solito vassoio di pasticcini. Quindi scappo e noi ci aggiorniamo poi più tardi. Allora, ho appena lasciato Ale al catechismo. Fuori c'è un vento e una pioggia che non potete capire. Meno male che da mercoledì dovrebbe iniziare di nuovo il bel tempo. Ho guardato le previsioni stamattina perché sta pioggia veramente sta diventando un incubo. Un incubo. E quindi poi la strada piena di buche, veramente una roba indecente. Allora, sono le 10:07. E io andrei direttamente in pasticceria, che però non so se è già aperta, perché forse apre alle 10:30. Adesso guardo un attimino su Google, mi fermo qua nel parcheggio e controllo, almeno non arrivo lì, che poi magari è chiuso. E vado già a prendere la tortina, così poi sono già a posto. Intanto Ale adesso fa catechismo, poi andrò direttamente in chiesa e finiscono poi a mezzogiorno, quindi vado a prenderlo poi in chiesa e andiamo direttamente dai miei suoceri a pranzo.
Allora, sono le 11:48, io mi sono cambiata per andare a pranzo dai miei suoceri, mi sono messa questa maglia, dolce vita, i jeans sempre quelli che avevo ieri e le sneakers, piove ancora di rotto, adesso stiamo per uscire, andiamo a prendere Ale in chiesa e poi andiamo dai miei suoceri. Vi faccio vedere la torta perché è veramente bellissima. Allora, sono appena arrivata agli Orsi, oggi voglio andare a mangiare il poke e poi devo andare a fare un po' di spesa alla Coop, vediamo un pochino se trovo qualcosa di interessante. Devo prendere di sicuro la carne trita e qualcosa per cena. Mangiare ho mangiato, spesa l'ho fatta, sta iniziando a piovere, torno subito in ufficio perché non ho neanche l'ombrello, mannaggia a me. Allora, ho fatto una mini spesuccia, ma niente di che, ho preso la trita e delle bracciole di vitello, poi ho preso per merenda oggi il caramel macchiato di Starbucks, ho preso queste qui che sono buonissime di Tuk, sono delle specie di cracker super sottili alla paprika, sono quelli che uno tira l'altro, e poi ho preso questi che fanno qui alla Coop che sono veramente buonissimi, si chiamano trucioli livornesi, super super buoni, se avete la Coop in zona provateli. Ora si torna in ufficio. Sto tornando a casa dal lavoro e questo è quello che vedo, cioè il cielo non è nero di più ed è proprio verso casa mia, cioè non voglio neanche immaginare. Ho parlato con mio papà poco fa che mi ha detto: guarda che qui c'è un tempo pazzesco, tutto nero, temporale, vieni via appena puoi. Sono venuta via appena ho potuto, ma mi spaventa alquanto il cielo che sto vedendo davanti. In video non rende assolutamente l'idea di quanto è nero, cioè davvero impressionante. Speriamo in bene. Allora, sono appena arrivata a casa, giusto in tempo per non beccarmi il finimondo, ma alla fine non è che abbia fatto grosse cose, piovigginava e basta, però era tutto nero e faceva molto spavento, devo dire la verità. Devo aprire un pacco che mi è arrivato oggi. Stamattina mi ha chiamato mio papà per dirmi: guarda, mi hanno chiamato dal tabaccaio, perché come al solito DHL e UPS qui non passa neanche, va direttamente dal tabaccaio, che è un punto UPS o punto DHL, e c'è un pacco per te. E mi sembrava strana questa cosa perché io lascio sempre il contatto telefonico per chiamarmi, e mi sembrava strano che avessero chiamato mio papà, cioè perché ho detto: ma come hanno fatto a risalire a te dal mio nome e cognome, cioè boh, non lo so, comunque mi sembrava tutto un po' anomalo. Infatti ho detto: ascolta, prima di fare cose strane, cliccare, perché mi diceva che per il ritiro di questo pacco questo tabaccaio gli aveva chiesto il PIN che doveva essermi arrivato da UPS o da DHL, se non mi ricordo più, con una mail. E quindi ho detto: boh, a me non risulta che mi debba arrivare nessun pacco. Gli ho detto: adesso vedo un attimino di capire nelle mail se ho qualche cosa e poi ti dico. Ho cercato nelle mail e guarda caso c'era una mail di UPS con un'immagine bruttina, con scritto: il pacco non si è riusciti a recapitare il pacco, clicca sul link e facci sapere cosa dobbiamo fare. Non c'era scritto niente e il mittente era un account di Gmail.
Io ho fatto 2 più 2, ho detto UPS che scrive da Gmail, mi sembra un tantinicchio strano. In più non c'era nessuna scritta, niente, c'era solo questa grossa immagine in cui tu potevi soltanto cliccare e probabilmente avrebbe aperto chissà che cosa. E quindi mi è venuto il dubbio. Invece poi alla fine le cose non erano assolutamente legate, cioè la mail di UPS era uno spam, ok, infatti l'ho eliminata, non ho neanche cliccato né niente. E invece dal tabaccaio era arrivato veramente un pacco per me. E quindi stasera è passato il mio papi a ritirarlo e me l'ha portato. Adesso vi faccio vedere che cosa c'era dentro. Vi parlo un pochino di questa cosa, vi faccio vedere come funziona, spacchettiamo insieme. Prima però, vado a cambiarmi. Allora, prima di andarmi a cambiare, invece, ho pensato di mettere su il ragù. Sto facendo il soffritto, qui ho la carne trita, qui ho il sugo, la passata di pomodoro. Qui ho il concentrato, tutta roba sparsa ovunque, così almeno mentre il ragù si cuoce io ho tempo di farmi la doccia, di cambiarmi, di spacchettare il pacco in corridoio insieme a voi e farvelo vedere. Allora, eccoci qua con l'unboxing. Finalmente posso farvi vedere il contenuto di questa scatola, che è veramente molto molto interessante. Innanzitutto ringrazio Cosori per avermi contattata per questa collaborazione e per avermi inviato questo fantastico prodotto che adesso vi vado a mostrare, che sicuramente vi piacerà e sarà molto interessante. Li ringrazio soprattutto perché mi permettono in questo modo di farvi conoscere questa super friggitrice ad aria. Devo dire che quando ho accettato questa collaborazione non mi aspettavo di ricevere un prodotto così bello e soprattutto funzionale. Adesso vi faccio vedere bene tutto. La friggitrice ad aria è questa qui, veramente top, sia come estetica sia come funzioni, ma adesso vi vado a spiegare tutto. Innanzitutto vi dico che è piuttosto grande perché ha la capacità di 6 litri, che non è poco, e ha un sacco di funzioni. Questa è la Cosori DC Turbo Blaze. La sua particolarità, a differenza delle altre friggitrici ad aria, è che ha una temperatura che va dai 30 gradi ai 230 e ha il tempo di cottura molto lungo. Le friggitrici classiche vanno fino a 60 minuti più o meno, mentre questa va fino alle 24 ore, che non è poco. Dentro la scatola trovate il ricettario che ha un sacco di ricette, la griglia da mettere all'interno della friggitrice per appoggiare sopra il cibo e la friggitrice. Basta, tutto qui. Facile da montare, veloce, pratica ed è davvero bellissima. Questo è il display, davvero grande, a LED, e qui vedete tutti i programmi che sono veramente tantissimi. Potete impostare ovviamente il programma già impostato nella friggitrice a seconda di quello che dovete cucinare, oppure scegliere voi la temperatura e il tempo di cottura a seconda delle esigenze di quello che andate a preparare. Allora, visto che stasera Claudio ha il salmone, sono andata a vedere un pochino le ricette e ho trovato questa ricettina qui. La foto è piuttosto invitante, è un filetto di salmone con sopra delle fette di limone e dell'aneto, che però io non ho, ma fa lo stesso. E la ricetta è questa qui. Lui ha un filettino piccolino, magari grattugio soltanto un po' di buccia di limone sopra per aromatizzarlo e credo che glielo farò così stasera. Mentre vado a preparare il salmone, vi do ancora qualche caratteristica che ho notato mentre preparavo. È veramente super silenziosa. Davvero fa un minimo rumore impercettibile, come vi ho detto il design è veramente bello, mi piace proprio anche come estetica e devo dire che è super funzionale e soprattutto molto utile il ricettario perché ci sono un sacco di ricette anche in italiano. Allora, l'ho preparato in questo piattino perché è ancora un po' congelato, tanto nel frattempo che arriva Claudio si scongela ancora un pochino e poi lo metterò in friggitrice e andrò ad utilizzare il programma air fryer, quindi frittura d'aria, temperatura a 190 gradi per 7 minuti e stop. E poi vi faccio vedere il risultato.
In questo caso io sono andata a preparare il salmone, come vedete, ed è venuto veramente buonissimo. Ho fatto anche 2 minuti di grill alla fine della cottura per dare quella croccantezza in più ed è veramente venuto ottimo. Ovviamente dentro ci potete fare qualsiasi cosa, quindi cuocere, arrostire, grigliare, scongelare, cucinare il pane, friggere le polpette, va veramente a sostituire quasi il forno di casa. È veramente un buon prodotto, bello da vedere, ma soprattutto funzionale. Io ringrazio ancora Cosori per avermi inviato questa bellissima friggitrice ad aria che andrò a sostituire alla mia che ormai ne ha basta. E vi lascio qui sotto in descrizione il link e tutto quello che vi serve. Andate a cliccare, andate a scoprirla perché, ripeto di nuovo, è un ottimo, ottimo prodotto. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Allora, stamattina su Instagram, per chi mi segue anche lì, ho messo un sondaggio sulla manicure, nel senso che, come vedete, devo andare a rifare assolutamente il semipermanente, lo farò questo weekend, e vi ho detto che avevo preso degli smalti nuovi semipermanenti, questi qui di Neonail, mi sto trovando benissimo con questa marca, e vi ho chiesto di votare il colore che secondo voi sarei andata a fare, e adesso ve lo svelo. Il colore è questo, è un viola scuro veramente molto bello, ne ho presi due perché ho preso il colore pieno, che è questo qua, e poi ho preso il colore glitter, che è questo qua. Adesso ve li faccio vedere. Il colore pieno che andrò a fare è questo, veramente bellissimo, adesso non si vede, però ve lo faccio poi vedere nel video in cui vado a rifare la manicure. E questo qui è molto simile, solo che è leggermente glitterato. Veramente molto molto belli. Non vedo l'ora di provarli perché sono veramente stupendi. E sono loro. Ovviamente in descrizione vi lascio il link, aspettate che ve li giro giusti. E qui avete il nome e il codice, se vi interessano li trovate su Amazon. Sono veramente ottimi.
solo sui capelli con le mie fantastiche mollettine. Mi sono lavata il viso, vado a mettere il tonico, questo qui alla centella asiatica, che va a fare un effetto decongestionante, calmante per la pelle. Lo vado ad applicare con un dischetto di cotone, ma si può applicare anche tranquillamente con le mani senza utilizzare dischetti. Dopo il tonico vado ad applicare la vitamina C. Vado poi ad applicare l'acido mandelico, questo è di The Inkeylist, e lo vado ad applicare soltanto dove mi serve. Per ultima vorrei andare a provare questa maschera schiarente da notte. Me l'hanno inviata insieme all'ultimo ordine che ho fatto su Stilevana, mi mandano sempre dei campioncini da provare e quindi vorrei proprio andarla a provare. È una sorta di gel. Allora, skincare serale terminata, adesso tengo in posa ancora un pochino la maschera, poi vado a tamponare con un dischetto perché così a dormire non ci posso andare assolutamente. E io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me anche oggi, spero di avervi tenuto come al solito un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Io adesso vado a guardare un pezzo di TV insieme ai ragazzi e poi si va a nanna perché sono stanca morta, non so se si evince dal mio aspetto di questa sera. E basta, vi mando un grosso bacio. Buonanotte a tutti e al prossimo video.